Una petizione su change.org per rendere obbligatorio l'uso della food bag, la scatola che ogni ristoratore dovrebbe consegnare ai clienti per portare a casa il cibo pagato e non consumato, riducendo così lo spreco. E la proposta lanciata dal Festival del Giornalismo Alimentare in programma al Centro Congressi del Lingotto di Torino dal 20 al 22 febbraio. Per noi è un grande veicolo di comunicazione. Quell'oggetto lì, vederlo nei ristoranti, riceverlo, portarlo a casa, già di per sé potrà dirci spreca meno. In più, l'oggetto scatola avrà un decalogo per conservare bene il cibo, che è l'altro grande elemento di disinformazione che c'è oggi rispetto alla sicurezza alimentare per le famiglie. Nei 3 giorni di festival 35 panel di lavoro vedranno confrontarsi nel corso di seminari e tavole rotonde circa 170 esperti fra giornalisti, istituzioni, imprenditori, food blogger, influencer, professionisti della sicurezza alimentare, chef e rappresentanti del mondo associazionistico che si riuniranno con un unico obiettivo: migliorare il rapporto dell'informazione nei confronti dei cittadini. Non è un parlare tra di noi addosso a noi, tra giornalisti e comunicatori, ma è come riusciamo tutti insieme, anche il mondo sanitario e scientifico, a migliorare la comunicazione nei confronti dei cittadini. L'altra novità è che prima o poi il festival doveva fare, ed è un report su come i media trattano l'alimentazione, il cibo nei media, no? Ce n'è sempre di più, è una delle ragioni per cui si fa questo festival. I giornalisti non sempre sono così preparati, anche se devo dire che sta migliorando la situazione. Dire ogni anno, da adesso in avanti, come i mezzi di comunicazione stanno trattando un universo enorme come quello alimentare, che va dal costume alla politica, alla scuola, alla società, è sicuramente un compito di un festival come il nostro. Tra i principali temi trattati nei 3 giorni di festival, le etichette nutrizionali, le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e le criticità del food delivery. Quest'ultimo tema, ha spiegato Borgia, viene sempre trattato dal punto di vista dei diritti, ma c'è anche il problema della sicurezza alimentare, delle condizioni in cui viaggia il cibo che ordiniamo. Inoltre si parlerà di dieta mediterranea a 10 anni dal riconoscimento UNESCO. Il Festival del Giornalismo Alimentare è organizzato con il supporto della Camera di Commercio di Torino. Noi, come al solito, utilizziamo il Festival del Giornalismo Alimentare come una straordinaria vetrina, perché parliamo a specialisti del settore e raccontiamo le eccellenze del nostro territorio. Quindi i nostri 3 progetti più importanti, Torino CIS, Torino DOC e Maestri del Gusto, che coprono appunto 2 specialità torinesi come i formaggi e il vino, e poi l'altra tutta l'enogastronomia torinese. Sarà una grande occasione per mettere in vetrina questi progetti, soprattutto il 20 febbraio la sera qui a Palazzo Birago avremo una serata off aperta al pubblico, in cui appunto non solo i giornalisti ma anche altri avranno occasione di conoscere le nostre eccellenze.